Buonasera, un saluto a voi tutti dall'Irlanda. Mi trovo qui all'incontro primaverile della Conferenza Episcopale Irlandese e mando un augurio, un abbraccio virtuale, diciamolo così, un abbraccio virtuale alla comunità Abramo, non solo in Italia, ma anche in tante altre parti del mondo. Quando San Paolo ha parlato della Chiesa come corpo di Cristo, non avrebbe mai potuto pensare a una Chiesa così, dove ci sono questi legami per mezzo di mezzi virtuali di comunicazione. Ma vi mando un abbraccio nel Signore. Allora, ci troviamo in questa quaresima, questo periodo quaresimale, in mezzo a una situazione difficile, sia per gli italiani sia anche per gli irlandesi, più difficile per voi, ma una situazione piena di tante ansie. E stiamo cercando come cristiani, voi nella comunità Abramo, noi nella chiesa locale in Irlanda, stiamo cercando di parlare della buona novella, di annunciare speranza in mezzo a questo periodo tanto difficile, tanto minaccioso per tante persone. L'esperienza della Quaresima è radicata in un mondo, in un modo molto profondo nella mentalità, nel cervello cattolico, ma in un certo senso mettiamo tante volte l'enfasi piuttosto su quello che facciamo noi, pregare più, digiunare, dare aiuto ai bisognosi. Ma in un certo senso mi sembra che la Quaresima sia piuttosto, come tutta la vita cristiana, un aprirci, un creare spazio in mezzo a noi, in un senso fisico e anche mentale, per mezzo dello stomaco vuoto, per mezzo di questa sete, di questo mancanza di cibo, diciamo. Creare spazio perché Dio intervenga nella nostra vita, creare spazio perché Dio possa fare grandi cose per noi, non tanto che noi facciamo niente per Dio, ma perché Lui possa fare delle cose per noi. E la meta di questo percorso quaresimale non è aver perso tanti chili o fatto qualcosa per altri, ma perché noi possiamo vivere sempre di più il potere, la grazia della risurrezione di Gesù Cristo a Pasqua. Gesù ha detto: io sono la via, la vita e la verità, io sono la risurrezione e la vita, e noi dobbiamo essere in grado di sperimentare questa liberazione dal peccato, questa speranza, questa gioia del Cristo risorto in mezzo al nostro cammino personale. E vorrei condividere con voi una cosa che noi stiamo facendo nella nostra diocesi di Derry, e facile leggerlo anche sul sito web. Da un paio di anni abbiamo un piano diocesano, un piano pastorale, con tre punti, tre sfide per noi come comunità cristiana in questo periodo difficile della vita della Chiesa e anche della vita civile. Il primo punto: come possiamo creare comunità di accoglienza, specialmente in un mondo molto vuoto, con tanta solitudine e tanta tristezza, come noi possiamo creare comunità di accoglienza, di apertura verso coloro che si sentono esclusi dalla Chiesa. Secondo punto: come possiamo crescere insieme nella fede, grow in faith together, diciamo in inglese. Il terzo punto: come possiamo, come comunità missionaria, far conoscere ed amare Gesù. E mi sembra aver sentito solo un paio di giorni fa del tema del Sinodo dei Vescovi nell'anno 20 e 22, che sarebbe sulla sinodalità, con tre punti, tre enfasi: la comunione, la partecipazione e la missione. Mi sembra che questi punti siano abbastanza vicini ai punti già indicati, individuati da noi in diocesi. Ma il punto che sto
sottolineando quest'anno per la Quaresima e il seguente. Se noi vogliamo vivere la risurrezione di Gesù, dobbiamo prima morire a noi stessi. No, senza la morte non c'è vita nuova, non c'è rinascere, non c'è l'esperienza della risurrezione. E per tracciare alcune linee di questo percorso quaresimale in diocesi, ho deciso di prendere i grandi Vangeli di queste domeniche della quaresima per porre alcune domande a noi, per vedere che cosa dice a noi come comunità diocesana, ma può darsi che anche le domande valgano per voi della vostra comunità Abramo. Che tipo di domande vengono rivolte a noi da Gesù, dalla parola di Dio, dopo aver celebrato la domenica della parola di Dio negli ultimi di gennaio? Vogliamo parlare, dialogare con questi Vangeli. Allora, la prima domenica della Quaresima, come sapete, il Vangelo è la tentazione di Gesù, quest'anno nel Vangelo di Matteo, un brano che conosciamo molto bene. Ma queste tentazioni si trovano a un punto del Vangelo subito dopo il battesimo di Gesù, e nel battesimo lui ha capito: io sono stato chiamato ad essere un Messia che soffre, the suffering Messiah, diciamo in inglese. E le tentazioni vengono subito dopo il battesimo, e nel corso delle tentazioni il diavolo cerca di suggerire a Gesù: ci sarebbero altre vie meno stressanti, senza la croce, per convincere le persone di Israele a seguirti. Allora io dico: quali sono le domande che questo brano pone a noi in diocesi? Dove cerchiamo noi di offrire un Vangelo un po' a prezzo basso, un Vangelo più piacevole per la nostra società? Dove ci sentiamo la tentazione di chiedere meno dalla gente, invece di porre davanti a loro il Vangelo difficile, il Vangelo della croce, il Vangelo che dice: solo per mezzo della croce raggiungiamo la risurrezione? Allora, dove offriamo un Vangelo poco forte, poco cristiano, un Vangelo che piacque forse ai nostri coetanei, ma non è fedele, e che non sia fedele alla chiamata di Gesù di essere testimone della croce e della risurrezione? Poi la seconda domenica, la trasfigurazione di Gesù. Anche questo brano viene a un punto importante nel Vangelo di nuovo di Matteo. Questo brano viene subito dopo l'annuncio di Gesù ai discepoli che lui debba morire sulla croce, che verrà tradito, messo a morte, sepolto, e poi che verrà di nuovo dopo la risurrezione in mezzo a loro. E almeno tre dei discepoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, loro vengono portati da una parte, su una collina, su una montagna, e lì loro vedono per un momento un po' la gloria di Gesù. Chi è questo Messia che deve soffrire, ma la gloria di Lui al di là della morte fisica, al di là della sofferenza, al di là della sconfitta, diciamolo, del Venerdì Santo. E loro dovevano, per mezzo di questo incontro con la gloria di Gesù, essere in grado di sperare, di vedere oltre la croce, di dire: no, la vita non finisce, la buona novella non finisce con la croce. Allora, per noi in diocesi, io pongo la domanda: dove noi sentiamo la tentazione non di dire questo è un periodo di gioia, di grandi possibilità per la Chiesa, dove preferiamo noi dire: oh, abbiamo perso tanti fedeli, i giovani non vengono più, i sacerdoti sono meno, che possiamo fare? Siamo persone che vedono oltre la croce attuale, vedendo la croce come una parte del cammino verso la risurrezione, dove non siamo pieni di speranza.
È una domanda perché c'è la tentazione di avere una narrativa molto negativa, pensando solo a quello che abbiamo perso. Ma chi ha una storia, una narrativa negativa, non ha capito la gloria di Gesù risorto. Allora, la terza domenica di Pasqua, la Samaritana. Come sapete, i Samaritani erano un popolo tagliato dai giudei, e anche in mezzo a questo popolo di eretici fra i giudei c'è questa donna che viene da sola al pozzo a mezzogiorno, perché anche lei era uno buttato fuori, disprezzata dal proprio popolo, dai propri coetanei, dalla gente. Allora, in questa domanda, in questo Vangelo c'è la domanda: come noi possiamo imparare da Gesù? Come si raggiunge anche le persone che sembrano irraggiungibili dal Vangelo, troppo lontane dal Vangelo, troppo lontane da Gesù? O un'altra domanda: è troppo facile per noi tutti giudicare altre persone e dire no, loro non c'è speranza per loro, è colpa loro, sono al di fuori della gloria e del perdono di Gesù? Che possiamo imparare come chiesa diocesana e anche chiesa parrocchiale e anche comunità Abramo? La quarta domenica è la guarigione del cieco nato. E c'è un tipo di scherzo in questo brano del Vangelo di Giovanni. I farisei non so che vedono, che hanno, loro hanno gli occhi, non sono in grado di vedere, di riconoscere chi è Gesù. E dall'altra parte il cieco nato, una persona che non ha potuto vedere, che non era in grado di vedere Gesù, ha potuto riconoscere chi era Gesù. E dobbiamo porci la domanda: dove siamo ciechi noi? Dove ci sono delle idee di come dovremmo essere chiesa, dove dovremmo essere parrocchia, dove essere chiesa oggi in comunità, un parrocchia, non so, in diocesi, dove abbiamo delle strutture che ci rendono ciechi a cose che altre persone sono in grado di vedere? O un altro modo per porre la stessa domanda: dove chiediamo ad altri di mostrarci dove siamo ciechi? E poi la quinta domenica sarebbe la risurrezione di Lazzaro. E in questo brano, di nuovo da Giovanni, ci sono questi due sorelle, c'è Marta che dice sì, io so, tu sei la risurrezione e la vita, fa bene. Gesù dice no, io sono la risurrezione e la vita, non dopo la morte, io sono la risurrezione e la vita. E dobbiamo porci la domanda: dove non crediamo nella risurrezione della Chiesa diocesana di Derry, della Chiesa diocesana di Vicenza, di Valencia, di Madrid, di Malta, non importa, dove non crediamo nel potere del Gesù risorto? Allora, poi possiamo arrivare a Domenica delle Palme, all'inizio di questa settimana santa. Si potrebbe pensare a questa settimana come una settimana triste, ma una settimana santa, piena di grazia, piena di gioia, di salvezza, non tanto di gioia, ma di salvezza. Ma se abbiamo confrontato queste domande difficili da quelle prime domeniche del percorso quaresimale, poi siamo meglio preparati per confrontare le sfide della settimana santa. La folla che grida domenica, poi il tradimento di Gesù giovedì santo, poi venerdì santo, poi la tristezza, tutte le cose sono vuote il sabato, e poi finalmente il grido di gioia: Gesù è risorto. Ma vi invito a pensare a questo percorso quaresimale quest'anno in comunità come un tempo dove è possibile incontrare la parola di Dio e vedere che cosa ci dicono questi brani ricchi, questi brani profondi, che cosa ci dicono sul nostro percorso con Gesù, verso Gesù,
e pensare anche a Synodos come un cammino con, come Gesù vuol camminare con voi in comunità, con noi in diocesi, ponendoci delle domande difficili, ma promuovendoci la risurrezione solo se siamo in grado, solo siamo pronti a morire a noi stessi, perché la sua vita possa apparire in mezzo alla nostra comunità, alle nostre comunità. Vi ringrazio per la partecipazione stasera. Spero che queste parole che a me sono state date possano servire un po' a voi per incontrare il Gesù che a noi tutti dice: vieni con me, cammina con me, anche verso il Calvario, perché al di là del Calvario c'è la tomba, e poi c'è la risurrezione e la vita nuova. Un abbraccio nel Signore.